Let's go, bitches! Prima che qualcuno dica: Power, ma non ci sta il volume di gioco, Power, non si sente niente, c'è qualcosa di sbagliato nei tuoi settaggi, qualcosa... No, ragazzi, non c'è niente di sbagliato, sto giocando effettivamente senza audio. Voi direte, ma che cazzo stai facendo? Perché stai giocando senza audio? Allora, ragazzi, giocare senza audio è il nuovo allenamento di oggi. In cosa consiste il nuovo allenamento di oggi? Consiste proprio nel migliorare, come avete letto comunque già dal, diciamo, dal titolo, dal migliorare i propri riflessi, migliorare il proprio multitasking, cioè il riuscire a fare più cose contemporaneamente, pensare a dove sono gli avversari guardando le freccette dei compagni, guardare i puntini rossi sulla mappa, guardare se comunque ci sta qualche nemico sulla mappa, è vicino a voi o vi ha sparato, e allo stesso tempo guardare il centro dello schermo per vedere se arriva qualche nemico. Sì, apparentemente sembra una cosa abbastanza impossibile da fare o comunque bella difficile, ma non vi preoccupate che piano piano ci si può abituare. Io sto giocando in deathmatch a squadre ora, ma volendo voi potete fare questo allenamento premendo ovviamente start, io non l'avevo visto, premendo start, andando su audio e mettendo il volume generale a zero. Non serve staccare le cuffie, non serve abbassare il volume del televisore, basta fare così, è una cosa molto semplice e immediata. Comunque, andiamo a parlare di quello che vi interessa. Allora, come può un allenamento basato, oddio mio, non avevo visto live, come può un allenamento basato sul levare, diciamo, l'audio, quindi il vostro senso dell'udito, migliorarvi? Beh, ovviamente senza audio voi dovrete stare più attenti a quello che succede intorno a voi, non potrete sentire i proiettili degli avversari, se un giocatore salta, se un giocatore si muove, comunque, o fa qualcosa. E quindi, non avendo questa cosa, diciamo, voi sarete forzati a sforzarvi a guardare la minimappa, quindi i vostri occhi faranno sinistra, sotto, sinistra, sotto, sinistra, sotto, intendo guardare in alto a sinistra e poi il centro dello schermo per guardare se c'è qualcuno davanti a voi. In questo caso dovrete velocizzare tutti questi movimenti. Allora, dovrete cercare di capire da dove vengono gli avversari guardando la minimappa, tipo in questo momento, come vedete dalla minimappa, i miei compagni sono posizionati tutti lì, quindi cosa vuol dire questo? Dove arriveranno gli avversari? Da qua, dove sono io? Ne arriva un altro, ora scappo, vedete, bisogna cercare di capire, eccolo lì, l'avete visto tutti, ora io gli faccio il giro, bisogna cercare di capire da dove arrivano i vostri avversari. È molto facile capire questa cosa, perché in questo modo vi dovrete abituare a vedere dove sono le freccette verde, azzurre, quelle dei vostri compagni, dove sono i vostri nemici quando sparano, tantissime cose che comunque fatte tutte assieme sono molto difficili, specialmente senza audio diventano ancora più difficili, ma questo è un allenamento, voi potete farlo in pubblica come potete farlo in privato, ovviamente sta a voi quanto vi sentite sicuri. Questa è una cosa che prima di tutto dovete capire voi quanto siete bravi in questo caso, e quindi cercare di dirvi da soli: ok, lo posso fare in pubblica, ok, lo posso fare in privata con i bot, perché comunque questo allenamento vi farà rosicare, vi farà arrabbiare molto, vi farà innervosire, quindi ovviamente cercate di prima di tutto farvi non un esame di coscienza, ma capire quanto siete bravi e se potete fare una cosa del genere in pubblica, perché ovviamente i giocatori di pubblica si muoveranno, tireranno schifezze, così i bot sono un pochino più prevedibili, non saltano, non volano, non fanno cose abbastanza strane in questo caso. Comunque, un'altra cosa è pure il fatto dei riflessi di cui vi stavo parlando prima, il fatto che se vi spara un nemico, se vi trovate un nemico di colpo perché non siete preparati, in questo caso voi potete capire da dove viene, guardando la mappa o guardando le freccette rosse che vengono al centro dello schermo. Quindi anche quello vi può aiutare a, diciamo, alimentare, aumentare in questo caso i vostri riflessi, ad affinarli, a migliorarli. Quindi focussatevi su questa cosa. So che è molto difficile da fare, prima che mi direte Power è impossibile eccetera eccetera, vi ho detto fatelo o in privata con i bot mettendo una difficoltà magari un pochino più alta di recluta, soldato mi pare che, oddio non vorrei sbagliarmi, o se no provate a farla ovviamente in pubblica come sto facendo io, deathmatch a squadre magari, che è un pochino più random così, o se no provate se ve la sentite in dominio, che è veramente più difficile, però ovviamente può dare dei buoni risultati. Io, scusatemi, sono entrato in una partita già iniziata, come sempre, ma ho detto gioco di merda ragazzi, c'ho oggi ho registrato questo video 5 volte, 5 volte sono entrato in una partita già iniziata, ho detto vaffanculo, ho rosicato e ho detto lo registro. Comunque, l'ultima cosa è fatemi sapere, perché quello che mi interessa, oltre mi piace che mettete il video perché mi fanno capire che vi è piaciuto, è sapere se vi ha aiutato questo allenamento. È molto difficile, non è...
Non so nemmeno io come spiegare questo allenamento. Io lo considero uno dei miei migliori power personal trainer, sinceramente. E spero che voi, anzi, facciamo una cosa, mettiamo la telecamera grossa. Io lo considero uno dei miei migliori power personal trainer. Quindi ci tengo molto che questo video venga magari spolliciato, che abbia dei commenti positivi, che vi abbia aiutato. Perché, ragazzi, giocare senza audio è veramente difficile. Andare a guardare dal centro dello schermo in alto a sinistra vi può distrarre. E qui in questo caso voi dovete usare una cosa chiamata vista periferica, di cui vi ho già parlato tante volte. La vista periferica è un tratto che hanno tutti gli esseri, in questo caso, specialmente gli umani, in cui la vista periferica vi fa notare di più, cioè quando voi guardate le cose ai bordi del vostro occhio. Per esempio, ora io riesco a vedere qui la telecamera, anche se sto guardando di là. Praticamente questa vista periferica è più sensibile ai movimenti rispetto a guardare una cosa fissa così con gli occhi. Quindi dovete abituarvi a saper sfruttare questa cosa guardando in alto a sinistra la minimappa. Allo stesso tempo dovete essere veloci, reagire velocemente, perché non avendo l'audio, magari non sentite i passi di uno che vi è vicino, magari non avete sentito uno sparo di uno col silenziatore, magari non vi siete accorti perché in quel momento non state guardando la minimappa, magari uno ha saltato, sta wall runnando qualcosa, sta tirando una granata, sta attivando qualcosa. Queste sono molte cose. Incidono su molte cose, come, cioè, non sono molte cose, incidono su molte cose, ma cosa sto dicendo? Tutti questi diciamo allenamenti che vi sto dicendo vanno a trattare temi importanti come il multitasking, che significa fare cose assieme, fare più cose assieme, i riflessi, e poi cercare di capire gli spawn guardando la minimappa. Una cosa fondamentale che molti mi chiedete, beh, è molto facile, vi basterà in questo caso concentrarvi sulla minimappa, capire dove sono i vostri compagni, per capire quali sono le zone sgombre della mappa. I nemici solitamente spawnano nelle zone in cui ovviamente non ci sono le freccette dei vostri compagni, nella zona più lontano dal gruppo. Dovete immaginare come una linea che collega tutte le freccette. Loro spawneranno nella zona più lontana, ovviamente, da quella linea composta dalle freccette della vostra squadra. Io comunque vi saluto, invece, spero vi sia piaciuto questo video. Ci tengo molto a mi piace, ci tengo molto al fatto che abbiate commenti positivi, perché vorrei sapere se vi ha aiutato e se posso magari migliorare i power personal trainer. Fatemi sapere, invece. Ci becchiamo al prossimo video. Let's go!